Prima epistola a Timoteo, capitolo secondo. Io esorto dunque, prima ad ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Questo è buono ed accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, poiché v'è un solo Dio ed anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo e per attestare il quale io fui costituito banditore e apostolo. Io dico il vero, non mentisco, dottore dei gentili in fede e in verità. Io voglio dunque che gli uomini facciano orazione in ogni luogo, alzando mani pure, sensire e senza dispute, similmente che le donne si adornino d'abito convenievole, con veracondia e modestia, non di trecce d'oro e di perle di vesti sontuose, ma d'opere buone come si addisce a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né d'usare autorità sul marito, ma stia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata partorendo figliuoli, se perseverà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia.